Bene Durruti, premio Strega 2023, Nimfeo di Villaggio. Buonasera a tutte e a tutti e buon anno quantomeno letterario. Sappiamo tutti che l'anno letterario inizia e si chiude con lo Strega, quindi benvenuti alla 77esima edizione del Premio Strega. Vi parlo, come sapete, come ormai è tradizione, dal Museo Etrusco di Villa Giulia, nella quale si celebra una civiltà pressoché estinta, purtroppo, i lettori di libri. Ma in questo parterre peruaccio popolo che non si rassegna, scrittori, editori, stampatori, distributori, venditori, gli uffici stampa, tutta gente unita da un solo grande obiettivo, ignorarmi per parlare tra loro a voce altissima, scambiarsi idee e far proliferare la SIAE, mentre voi a casa, con il vostro tamarindo schiacciato, siete là a guardare questa serata e questo stiamo decidendo il vincitore del prossimo anno, in modo che possa almeno scrivere il libro e essere candidato. Quest'anno, come avrete letto in tutti i siti specializzati, c'è una grandissima novità. Grazie. Per quasi tutti i presenti, a parte pochi fortunelli, la cena non è compresa. Però da bere ovviamente sì, c'è un open bar fantastico, questa specie di night club della cultura, dove la varietà ovviamente la fa da padrona, verranno serviti il Negroni bianco, l'americano lo zafferano, lo Strega Mule, ma soprattutto l'ambitissimo Stregotto e il gelato allo Strega, un menù con un solo obiettivo, favorire la congestione. A breve sarete tutti ubriachi e finalmente la serata del collega. Comunque, un applauso, mi incoraggia molto. Come tradizione, la vita di questo premio è presieduta dal vincitore dell'edizione passata, in modo che se chi vince scarso si possa avere direttamente la colpa del vincitore. Quindi benvenuto a un uomo che va smattiato, è tornato all'uovo e pensate sacco di venire al nuovo, per mettere poi per tutti il vincitore del premio Strega 2022, Mario Desiati. No, perché sono i numeri, io, cioè la scrittura è per intenzione, ma i numeri sono fantasia. Ma infatti è un aiuto, mi sembra di capire. Sì, Claudia, per ieri, che da 20 anni fa il mio Strega, e che viene da sempre, lei, sì, sono troppo fantasia. Quanta consapevolezza, tutti i nomi li sai. Mario, come è cambiata la tua vita quest'anno, quando hai vinto il premio? No, il primo mese ho scoperto di avere 200 compagni di classe, sì. E poi però sono spariti tutti di nuovo e quindi adesso tutti si vergognano di me di nuovo come quando si vergognavano. Cioè, ma la tua vita ha avuto un'impennata sociale? No, per niente, zero. No, assolutamente. È stato un anno molto bello perché mi ha permesso di conoscere tantissimi lettori. E il Premio Strega è un'occasione per parlare di libri italiani, di narrativa italiana, ogni anno non soltanto i 12 libri che vengono selezionati, ma anche i libri che vengono proposti da Vicera Domenica, ed è bello che un po' quello che succedeva tanti anni fa con le riviste letterarie o con i caffè letterari, dove si parla di libri, si litiga, calunnie, maldicenze, quello molto, non ne parliamo, guarda, purtroppo non posso dire delle cose, poi sono delle cose veramente... Non puoi dirle perché voi... Aneddotica. E lo so, c'è un'aneddotica ricca quest'anno più che mai, comunque tutti avrete sicuramente riconosciuto accanto a lui Gabriella Castelletti, che appunto contribuirà, contribuirà a comunicare i dati, i quali poi potranno... sul tabellone elettronico in Ardesia, che prego il nostro Graziano, il nostro regista, di inquadrare. Comunque ci siamo tutti, quindi direi che sei diventato amico della domenica, hai fatto vincitore? No, è stato amico della domenica, ma anche amico del sabato, soprattutto del sabato. Vabbè, comunque siamo qua a celebrare i 5 libri finalisti, come sempre scelti appunto dagli amici della domenica, in un clima che stanno più che mai che serenità e pacatezza e paragonare.
che scegliono prima i 12 finalisti e della famosa cinquina che stasera appunto si comprenderà l'ambito Buttiglione. La prima regola degli amici della domenica è che non si parla degli amici della domenica. Prima però di andare alla lettura della cinquina di quest'anno, una precisazione: ci sono state alcune reazioni della stampa di alcuni presunti dissidi tra case editrici, a cui faceva appunto riferimento Mario. Voglio assolutamente smentirli, il clima è assolutamente sereno, e a questo proposito pregherei il nostro Graziano di mandare il contributo di ieri, sono stati maggiori di Feltrinelli che non da lui. Per il resto tutto bene. Comunque dei 5 finalisti 4 sono donne, però questa è una disparità di genere a cui consiglierei di non abituarsi. Quindi concorrono per il premio Strega 2023 nel rigoroso ordine alfabetico: Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata, e in Auri. Nave di Teseo. Anna Badano, Come Daria, Elliot Edizioni. Romana Petri, Rubare la notte, Mondadori. Rosella Postorino, Mi limitavo ad amare te, Feltrinelli. Cominciamo con il primo libro della cinquina, è autrice, una scrittrice, poetessa, drammaturga, artista visiva, conduttrice radiofonica, se sgomera anche Cantini e Solai, scopriamolo nella prima scheda di presentazione. Prego. Il titolo del libro è Dove non mi hai portata, non mi ha portata qui. Quello di mia madre è stato un omicidio sociale, un femminicidio morale, nel senso che lei ha compiuto un gesto avanguardistico, ovvero il gesto di andare a vivere con l'uomo che aveva scelto, abbandonando il marito al quale era stata costretta. E il marito l'ha denunciata: adulterio, concubinaggio e abbandono di tetto coniugale. Tre reati che significavano 2 anni di galera. Quindi la scelta di Lucia di lasciarsi andare alle acque del fiume è stata una scelta obbligata, perché alle spalle aveva un marito violento, dall'altra parte aveva il carcere, una bambina di 8 mesi, e una vita che avrebbero condotto lei e mio padre da clandestini. Roma, la scelta di Roma l'ha capita mia figlia Anna, era il suo sogno e mi hanno consegnato questo sogno che forse non lo speravo di vita. Capiamo che le ragioni di questo abbandono possono essere magari le ragioni dell'amore più grande che si possa immaginare, cioè privarsi della cosa più importante della propria vita per farlo stare meglio. Hanno deciso di salvare il salvabile, scrivo. Quest'acqua è... Questo è per dolce malinconico. E mi immagino io voglio diventare un conduttore di Tele 2 Ruti. Come posso candidarmi? Con grande allegria, no, sono serio. Che ci si buttava alcuni per finta, no? Per far finta di fare il gesto estremo per amore, alcuni invece lo facevano davvero, come mia madre. E questa è la storia. Tele di Arruti, viva Tele di Arruti. Quando è nata, meno male che è stata e niente giacavento stasera. No, no. Invece questa è la storia dei suoi genitori naturali, i protagonisti di questo romanzo. Lei ha detto del precedente libro, vorrei che fosse usato come questo libro, come un cappotto, come un oggetto comune. E invece questo libro ancora di più, perché ha storie che riguardano il suo comportamento.
storie che riguardano un suicidio che però al quale una donna che è venuta di voler vivere è stato un dolore così costretto dalla piccola comunità, dalle leggi dell'epoca, dalla violenza del marito, dalla persecuzione della polizia, per cui più che mai adesso che noi viviamo accanto delle altre figure nelle quali magari ci sono un matrimonio combinato, delle ragazzine che sono costrette a sposare persone che non vogliono, con la propria madre, oppure donne e uomini che sono costrette ad abbandonare i propri figli, sono 3.000 l'anno che sono abbandono. Quindi evidentemente la nostra società non è ancora in grado di accogliere i figli e i genitori in qualunque modo. Sua figlia ha avuto un ruolo fondamentale col suo occhio di 14enne quasi disincantata. Le ha fatto notare che forse quel gesto abbandonarla in un parto aveva un significato diverso. Invece di filmare tutto di suore. Sì, è proprio così, nel senso che tanti giornalisti e io stessa sono rimasta bloccata, no? Nel dubbio, perché non parto? Perché non mi hanno messo un biglietto addosso che declinasse le mie generalità? E qua mi ha risposto con una frase, per fare scalpore. E io avevo il pregiudizio di non capire che una contadina e un muratore, quali erano i miei genitori, avessero ideato un piano così intelligente da poter fare scalpore, avessero usato i mezzi di informazione dell'epoca, l'Unità, il giornale a cui loro avevano mandato questa lettera, per costruire un caso intorno alla loro figlia che così potesse essere adottata da una famiglia di lettori dell'Unità, ed era già una scelta politica. In tutto il libro lei chiama sua madre Lucia, solo alla fine la chiama mamma, perché alla fine di quel viaggio della scrittura è cambiato qualcosa dentro di lei? Assolutamente sì, e nell'ultima frase del libro la chiamo figlia mia. Sì, prometto. Ho scelto una delle righe del suo libro. L'amore di Lucia per me, a me in persona, sicuramente semplicemente destinato, sta nel non avermi portata con sé nella morte. Sta nel dove non mi ha portata e nel sovrimi riconsegnata alla vita. Alla vita di tutti, dico. Sì, perché mi hanno lasciata in un momento in cui io veramente mi sentivo figlia di tutti e un po' mi ci sento ancora. Cioè, è stato veramente un consegnarmi a... al quale appartengo. Le capita mai di scegliere un libro dalla copertina? Sì, devo dire sì. Vorrebbe sapere cosa hanno pensato delle persone vedendo il suo libro senza averlo letto? Sì, perché la copertina sì, è stata scelta con cura. Sì, allora, vediamolo insieme. Chiamo Cristian. Gini. I'm Julie. We're from New Jersey. Antonella. Sono venuta a fare una scorpacciata di tesori etruschi. È gratis. Leggo circa tra i 15 e i 20 libri all'anno. 84 di te, mai letto. Sono qui proprio per un esperimento sociale. Dove non mi hai portato? Portata? Maria Grazia Calandrone. Ci sono un uomo e una donna che si tengono per mano. Bianco e nero che può ricordare il passato. Anni 50. Anni 60. 70. Non ti ho azzeccato sicuramente. So this has to be the best friend of her actual husband. È una moglie che rinfaccia al marito tutte le cose che non gli ha fatto fare durante la vita. Ormai sono anziani, tu vuoi che vada? Potrebbe anche morire qualcuno. The misery of a secret love affair. Mestizia. Il primo libro che comprerei è questo qui, perché se anche voi avete vostra moglie che si lamenta la mattina alla sera, scoprirete che non siete gli unici. Letture sono assolutamente arbitrarie. Una domanda per salutarci. Volevo consigliarci un libro che ha cambiato la vita della tre giganti della cucina, e leggere quel libro quando ero ragazzina,
pubblicato dai Editori Uniti. Mi ha riconciliato con una parte di me che ancora non trovava voce, perché insomma essere poeti, una scoppiatezza, essere poeti nella nostra società. Vince la postuma, la non presenza. L'attimo, il tempo sospeso, aleggia su di noi il fantasma e vincerà. Fai un reportage. Strega a mezzanotte, sì. Upgrade. Poi c'è lo strigotto. Un teatro della memoria, quasi una macchina della memoria, perché io in ogni luogo che visito, questa mappa quadrata di 81 caselle, chiedo quasi alla città di aiutarmi a evocare dei ricordi, delle situazioni, degli eventi familiari. C'è una frase di Carlo Alvino: Torino è una città che invita al rigore, alla logica, e attraverso la logica attraverso il vino. Scrivere reattiva, e quindi contemporaneamente, nello stesso tempo, ferita e viva. Il risultato è quello di portare fuori da noi magari ricordi tormentosi e dargli uno spazio esterno, che poi è il vino. Testo diventa lo spazio in cui appiassiamo i ricordi, sperando che così ci lasciano la faccia. Pelle d'uomo.